Allora, ci posizioniamo all'inizio del tappetino. Gambe ben unite e compatte. Schiena con le spalle che si aprono. Il petto. Schiena dritta ma non rigida. Alluci dei piedi che si sfiorano tra di loro. Siamo nella posizione della montagna Tadasana. Ora da questa posizione possiamo cominciare a chiudere gli occhi. Radicarci bene sul tappetino o sul tappeto, quindi a percepire le dita dei piedi che premono bene sul pavimento, tutto il piede che aderisce perfettamente, mantenendo quindi una posizione di equilibrio e di apertura con il petto e con le spalle. Dalla posizione della montagna Tadasana ad occhi chiusi apriamo la nostra pratica con i tre respiri liberatori che ci permettono anche di sbloccare il nostro diaframma. Cominciamo con il primo, inspiro con il naso e svuoto completamente sempre dal naso. Trattengo qualche istante, rimango in apnea. E ora da qui inspiro, porto sulle braccia e ora svuoto completamente con la bocca, lasciando andare le braccia verso il basso. Lo ripetiamo una seconda volta, inspiro con il naso e svuoto lentamente sempre dal naso. Di nuovo, inspiro, porto sulle braccia, allungo e lascio andare con la bocca. Terza e ultima volta, inspiro con il naso, riempio di aria i miei polmoni e ora svuoto lentamente sempre dal naso. Un'ultima volta, inspiro, allungo verso l'alto e svuoto. Rimaniamo ancora qualche istante ad occhi chiusi, sempre radicandoci bene a terra con i piedi in Tadasana. Percepiamo proprio la pressione dei talloni, delle dita e ad ogni nostra ispirazione. Immaginiamo di dover riempire di aria tutto il nostro corpo partendo dal basso e ad ogni espirazione di svuotarlo completamente partendo dall'alto. Ora da qui inspiro, apro gli occhi, porto sulle braccia. Ora afferro il mio polso sinistro con la mano destra, scendo verso il lato destro in modo da allungare tutto il mio fianco. Rimango con le gambe ben unite e compatte tra di loro. Allungo il busto, respiro con il naso. Inspiro, torno al centro. Cambio, quindi afferro con il polso sinistro mano destra e scendo verso il lato sinistro. Allungo il fianco. Respiro sempre con il naso profondamente, inspiro, risalgo. Ora da qui intreccio le mani, stendo verso l'alto, inspirando, cerco di allungare il più possibile ed ora espirando, porto le braccia in avanti, chiudendo il petto, formando una C con la schiena, svuoto l'aria e risalgo, inspiro, stendo, allungo verso l'alto. Ora di nuovo svuoto. Spingo in avanti, le mie mani spingono verso la parete che ho di fronte, chiudo petto e mi riapro, stendo in alto. Un'ultima volta, svuoto in avanti e di nuovo mi apro. Da qui sciolgo le mani lentamente svuotando, scendo verso il tappetino. Vado a posizionare le mie mani sotto le ginocchia in questo modo e facciamo da questa posizione l'apertura e la chiusura della schiena mucca gatto, quindi premendo con le mani sotto le ginocchia, inspiro, apro petto, spalle, sguardo in avanti. Ora svuotando, curvo la schiena, formo una C, sguardo verso l'ombelico.
Di nuovo inspiro, spingo con le mani sulle mie gambe, apro il petto, allungo schiena. E ora svuoto, chiudo. Sguardo verso l'ombelico, cerco di curvare il più possibile. Terza e ultima volta, inspiro, stendo, senti la colonna vertebrale che si allunga. E di nuovo svuotando, chiudo. Ora torno con la schiena neutra, posso tenere le mani sotto le ginocchia. Oppure se riesco a toccare il tappetino in questo modo, l'importante è stendere la schiena in avanti in Uttita Pajjavasana. Sguardo sempre verso la parete che è di fronte a voi. Sentite proprio la schiena che si snocciola, una vertebra dopo l'altra. Inspiro, ora svuoto, guardo in basso in Uttita, sguardo. Ora da qui piego le gambe. Poggio le mani a terra, con due passi vado indietro e sono in plank. Ora in questa posizione rimaniamo tre respiri, cercando di concentrarci sull'aria che entra e esce dal naso e mantenendo il nostro corpo ben compatto. Mi raccomando, cerchiamo di non scendere troppo con il bacino in questo modo e di non salire altrettanto in alto. Quindi cerchiamo di rimanere paralleli il più possibile. Un ultimo respiro, ora da qui svuotando, piego i gomiti bene stretti, lentamente scendo sul tappetino, poggiando il petto a terra, rilasso collo del piede. Ora da qui utilizzo le mie mani che sono sotto le spalle e mi apro un respiro, inspirando, apro petto e spalle, vado nella posizione del cobra, sguardo verso l'alto e svuoto lentamente sempre dal naso. Lo facciamo un'altra volta. Inspiro, prendo aria dal naso, apro il petto, sguardo in alto, sollevo solo il busto, il bacino rimane a terra e svuoto. Terza e ultima volta. Inspiro, sollevo, sguardo in alto, apro e di nuovo lentamente svuoto. Da qui mi spingo con le mani, vado in quadrupedia. E direttamente unisco gli alluci dei piedi, allargo le ginocchia fino ad arrivare ai bordi del tappetino e lentamente scendo con i glutei verso i talloni. Allungo le braccia e poggio la mia fronte sul tappetino. Sono nella posizione del bambino. Ora in questa posizione cerchiamo di spingere il più possibile il coccige verso il basso, come se volessi toccare i miei talloni. Allo stesso tempo allungo la schiena. Cerco di appiattirla il più possibile. Cercate se riuscite di fare dei piccoli movimenti delle mani in avanti. Cercate di farle scivolare sempre un pochino di più in avanti in modo da allungare le braccia e la schiena. Rimani, respira con il naso. Ora da qui inspiro, sollevo la testa da questa posizione. Mi sollevo con il bacino e scivolo in avanti facendo un'onda e andando in cane a testa in su. Quindi sollevo il bacino, apro petto e spalle, sguardo in alto, inspiro, ora espirando, sollevo il bacino verso l'alto, sguardo verso l'ombelico e sono in cane a testa in giù. Anche in questa posizione, come in Uttanasana, cerco di mantenere la schiena ben dritta. Quindi potete piegare le gambe, questo vi consente proprio, lo percepite immediatamente, di allungare la schiena. Le vostre mani premono bene a terra sul tappetino. Non è importante che voi tocchiate con i talloni a terra, importante è l'intenzione di spingere verso il basso. Il collo è completamente rilassato. Sguardo verso l'ombelico. Ora da qui inspiro, stacco la mano destra, vado ad afferrare la parte esterna della caviglia. O del polpaccio della gamba opposta, quindi sinistra. Sguardo sotto l'ascella. Rimani un altro respiro. Inspira, torna avanti con la mano e faccio lo stesso con la sinistra, quindi stacco, mi vado a cercare caviglia o polpaccio della gamba destra esterna. Ruoto leggermente il busto, sguardo sotto l'ascella. Collo sempre rilassato. Inspiro e torno di nuovo avanti con la mano.
Ora da qui inspiro, piego le gambe, ginocchia sfiorano il tappetino, sguardo in avanti e comincio a fare dei piccoli passi che mi riportano con i piedi al centro tra le mani. Allungo di nuovo in Ardha Uttanasana, sguardo in avanti, inspiro e svuoto Uttanasana. Ora lentamente inspirando risalgo con il busto, porto le braccia in alto, mani in preghiera, scendo dal petto svuoto. Sono di nuovo nella posizione dell'albero Tadasana, ora siamo pronti dopo il riscaldamento per il saluto al sole a Surya Namaskara. Inspiro, porto sulle braccia, sguardo verso le mani, ora svuotando, scendo verso il basso. Apro il petto, guardo in avanti, Ardha Uttanasana, mani a terra, con due passi e un salto vado indietro. Dal plank scendo in chaturanga, piego gomiti, scivolo in avanti. Inspiro, vado in cane a testa in su, bacino sollevato. Ora svuotando, sollevo bacino, sguardo verso l'ombelico, cane a testa in giù. Rimango qualche respiro, cerco di aprire il petto, di avvicinare le scapole tra di loro. I piedi sono larghi tanto quanto i nostri fianchi e spingono, premono verso il tappetino. Rimani un altro respiro, apri, cerca di percepire anche la spinta del coccige verso l'alto. Da qui piego gambe, guardo avanti e con due passi un salto torno con i piedi al centro tra le mani. Inspiro in Ardha Uttanasana, stendo schiena, guardo avanti. Svuoto in Uttanasana, sguardo a terra. Di nuovo salgo con la schiena, braccia, mani unite in preghiera e scendo. Ora rimaniamo per recuperare qualche respiro e ripetiamo il saluto al sole a Surya Namaskara con meno indicazioni e prestando attenzione al respiro che accompagna tutti i movimenti. Da qui inspiro, porto sulle braccia, svuoto, scendo in Uttanasana. Apro, Ardha Uttanasana, due passi e un salto dietro, chaturanga, cane a testa in su e cane a testa in giù. Rimane un respiro e di nuovo da qui piego gambe e guardo avanti, prendo aria e con due passi e un salto torno al centro tra le mani. Inspiro Ardha Uttanasana, svuoto Uttanasana. E di nuovo salgo, sguardo verso le mani e scendo di nuovo svuotando. Ora siamo pronti per il saluto al sole B. Partiamo sempre dalla posizione della sedia. Quindi da qui inspiro, porto sulle braccia. Ora svuotando piego le gambe, mi sporgo con il bacino. Immaginate però di avere una sedia dietro di voi, controllate sempre che in questa posizione le ginocchia non superino i piedi, quindi i nostri piedi devono essere sempre ben visibili. Petto aperto, sguardo verso le mani, da qui inspiro, svuoto, stendo gambe, mi tuffo in avanti, Uttanasana, guardo avanti, Ardha Uttanasana, di nuovo vado in plank, chaturanga, svuoto, cane a testa in su, e di nuovo cane a testa in giù. Da qui inspiro, porto sulla gamba destra, la stendo il più possibile, cercando di creare un'unica linea gamba-schiena. Ora espirando porto il piede al centro tra le mani. Se la gamba si ferma prima, afferrate dal polpaccio e l'accompagnate al centro. Ruoto il piede dietro, diventa piatto, poggia bene a terra, ginocchio avanti fermo, sollevo busto e braccia e sono in guerriero 1. In questa posizione Virabhadrasana, ginocchio avanti, non supera il piede, 90 gradi. Gamba dietro, stabile, quella che sostiene la posizione, percepite sempre il gluteo. Fianchi paralleli, sguardo verso le mani, non sollevate le spalle in questo modo, tenetele sempre ben rilassate. Inspiro, sempre il ginocchio fermo, scendo solo con il busto. Mani ai lati del piede, ruoto piede dietro, risalgo con la gamba destra in cane a tre, stendo, inspiro e svuoto di nuovo, piede
piede a terra. Ritorno in cane, testa in giù e recupero. Se avete bisogno di recuperare un pochino di più, andate nella posizione del bambino, ginocchia a terra, alluci che si toccano, fronte sul tappetino e vi allungate. Utilizzate questa posizione in qualunque momento della pratica per recuperare. Ripetiamo tutto quindi a sinistra, inspiro, porto sulla gamba, stendo, allungo, ora svuoto, piede al centro tra le mani. Piede dietro ruota, sollevo busto, braccia, Virabhadrasana 1. Immaginate di avere dietro di voi qualcuno che si siede sulla vostra gamba, quindi tenetela, mi raccomando, è la parte forte della posizione. Anche qui le braccia ben tese che spingono verso l'alto. Inspiro, di nuovo riscendo con il busto, mani ai lati del piede, ruoto piede dietro. Riporto gamba sinistra in alto, stendo, inspiro e svuoto, riporto a terra. Recupera sempre in cane, testa in giù. Spingi con le mani come fossero proprio delle ventose che premono sul tappetino, che vi consentono di aprire il petto, di avvicinare le scapole. Collo sempre rilassato. E da qui piego gambe, guardo avanti, due passi, un salto, torno al centro tra le mani. Inspiro, Ardha Uttanasana, stendo, svuoto Uttanasana. E di nuovo risalgo. Mani unite e recupero il petto. Rimani qualche istante in Tadasana, nella montagna. Ci prepariamo per una nuova sequenza. Da qui inspiro, porto sulle braccia, ora vado in sedia, quindi svuoto, mi sporgo con il bacino indietro, continuo, stendo gambe, svuoto a terra Uttanasana, guardo avanti Ardha Uttanasana, vado in plank, chaturanga, cane a testa in su e cane a testa in giù. Ora da qui sollevo di nuovo gamba destra, la stendo in alto. Ora svuotando, piego gamba, porto il ginocchio verso il gomito sinistro, tocco e risalgo. Stendo di nuovo, inspiro. Ora svuoto, ginocchio tocca gomito destro e risalgo. Inspiro, ora svuotando, piede al centro tra le mani. Da qui ruoto piede dietro. Mi apro direttamente in guerriero 2, quindi sollevo il busto, ruoto il braccio sinistro e sono in Virabhadrasana 2. Anche qui ginocchio non supera il piede, anche qui la gamba dietro è la gamba forte. Percepite il gluteo che vi sostiene. Da qui facciamo 3 ripetizioni in Uttita Pashvagonasana, poggiando il braccio sulla coscia, quindi nella variante, inspiro, poggio l'avambraccio sulla gamba destra e vado oltre con il braccio fino ad arrivare sopra il mio orecchio. Rimango, respiro, inspiro, torno, quindi muovo solamente il busto, torno in un guerriero 2. Lo faccio un'altra volta, inspiro, di nuovo poggio, scendo con il busto, allungo tutto il fianco, sguardo verso l'ascella. E di nuovo risalgo. Terza volta, stavolta lo facciamo completo, quindi inspiro, la mano scende fin sul tappetino, al lato del piede, braccio oltre, sono in Uttita Pashvagonasana. Un respiro, da qui porto braccio parallelo, lo faccio andare dietro la schiena, sotto il gluteo, porto il braccio destro e la mano che si aggancia con l'altra dietro il mio gluteo. Lo sguardo è verso la spalla che si apre, inspiro, sciolgo l'intreccio, riporto braccio al lato del piede, di nuovo l'altro sinistro perpendicolare, stendo gamba avanti e sono già nella posizione del triangolo, Trikonasana. Facciamo i nostri dovuti controlli, quindi i talloni devono essere sulla stessa linea, immaginate che ci sia una linea immaginaria che unisce i talloni. Lo sguardo è verso la mano, anche l'anca sulla stessa linea dei talloni. Inspiro,
chiudo, riporto la mano a terra, piego il ginocchio avanti, ruoto piede dietro, poggio il ginocchio a terra, sollevo busto e braccia, sono in lounge, un respiro, stendo verso l'alto, da qui unisco palmi in preghiera, li faccio scendere al petto, ora inspiro, sollevo busto e ruoto verso destra, premo con il gomito contro il ginocchio, sono in torsione alla mia destra, il mio sguardo rivolto verso la spalla. Cerchiamo di aprire il petto il più possibile e di mantenere le mani il più possibile centrali rispetto al petto. Rimani. Ora inspira, torna al centro, riporta le mani a terra, sollevo il ginocchio, riporto piede destro dietro, sono in plank. Da questa posizione ruoto tallone a destra, apro con il braccio sinistro e sono in vasistasana. In questa posizione possiamo tenere i piedi sfalzati oppure metterli uno sopra l'altro. Mi raccomando, mantenete ben su il bacino. Inspiro, ruoto nuovamente, riporto braccio, mano a terra, pantaloni paralleli, sollevo il coccige e sono di nuovo in cane, testa in giù. Rimani, recupera il tempo di cui abbiamo bisogno per ripetere tutto dal lato sinistro. Il collo è sempre morbido, il petto aperto. Partiamo ora con il lato sinistro. Inspiro, porto sulla gamba, stendo. Ora espirando, piego, vado verso il gomito destro e tocco. Torno in alto. Inspiro, svuoto. Tocco gomito sinistro, ritorno in alto, prendo aria, ora svuoto piede al centro tra le mani. Da qui ruoto piede dietro, sollevo il busto e il braccio e vado direttamente in guerriero 2. Rimango qualche respiro, mi stabilizzo in questa posizione, radico bene le gambe a terra, sentite proprio la pressione della parte inferiore verso il tappetino. Le braccia sono ben distese, lo sguardo in avanti. Ora da qui, variante di Uttita Vajrasana, inspiro, poggio braccio sulla coscia. Braccio destro va oltre, fin sopra l'orecchio, allungo. Inspiro, riporto il busto in alto. Di nuovo ripeto, inspiro, svuoto un'altra volta, stesso movimento. Allungo il fianco. Torno di nuovo in alto. In guerriero 2, ora inspiro, stavolta mano fin giù a terra, vado oltre con il braccio, lo posiziono sopra il mio orecchio, senti che allunghi tutto il tuo fianco, da qui porto braccio destro parallelo in alto, lo porto dietro la schiena, fin sotto il gluteo, raggiunge braccio sinistro, mano che si aggancia all'altra, apro la spalla, sguardo verso la spalla, sciolgo l'intreccio, riporto mano sinistra a terra, braccio destro perpendicolare in alto, stendo gamba avanti e sono in Trikonasana, triangolo. Facciamo i dovuti controlli. Talloni sulla stessa linea, anche l'anca, non usciamo, con l'anca cerchiamo di mantenerla in linea con i talloni, sguardo verso la mano. Ora da qui inspiro, mi chiudo con il braccio, piego gamba avanti, ruoto piede dietro, poggio ginocchio, mi sollevo con il busto e le braccia che spingono verso l'alto in lounge, un respiro, ora unisco palmi in preghiera, scendo al petto. Da qui prima cerchiamo di sollevare un pochino il busto e poi di andare in torsione verso la nostra sinistra, spingendo con il gomito verso il ginocchio. Questo ci consente di aprire bene il petto, aprire la spalla, sguardo dietro. Cerchiamo di mantenere le mani più possibili centrali. Rimane un altro respiro. Inspiro, torno al centro, riporto mani ai lati del piede, sollevo ginocchio dietro, gamba sinistra di nuovo. Dietro sono in plank,
Da qui ruoto talloni a sinistra, mi apro con il braccio destro in Vasistasana. Anche qui potete sollevare l'altro piede, posizionarlo sopra la gamba sinistra, usate l'addome per non scendere troppo con il bacino. Inspiro, torno mano a terra, ruoto piedi paralleli e ritorno in cane a testa in giù. Recupera. Se hai bisogno puoi andare nella posizione del bambino. Cerca di percepire il suono del tuo respiro e di usare esclusivamente la respirazione nasale. Collo sempre morbido, il petto aperto. Da qui inspiro, piego le gambe, guardo avanti, ora con un salto porto i piedi esterni alle mani. Gomiti contro le ginocchia, mani unite in preghiera, sono nella posizione della ghirlanda malasana. Cerchiamo in questa posizione di spingere il più possibile con i gomiti verso le ginocchia. Questo per aprire il petto, ma soprattutto mantenere la schiena dritta. Cerchiamo di non chiuderci in questo modo, quindi usiamo la pressione dei gomiti per aprirci il più possibile. Scendiamo, immaginiamo proprio che dobbiamo scendere il più possibile con i glutei verso il basso e invece di salire il più possibile con la schiena verso l'alto. Due movimenti opposti che si compensano tra di loro. Rimani un altro respiro nella ghirlanda. Utilizza l'espirazione per aprire un pochino di più le tue anche. Ora da qui, mantenendo la stessa apertura delle gambe e sempre la schiena dritta, inspiro, porto sulle braccia, sguardo segue le mani. Rimango in questa posizione, cerco di mantenere le spalle aperte, cerco di non chiudermi. Inspiro, unisco di nuovo i palmi in preghiera, scendo di nuovo al petto, gomiti contro le ginocchia, da qui porto i palmi a terra e con un salto due passi torno in plank. Scendo in chaturanga, apro, cane a testa in su e svuoto, in cane a testa in giù. Di nuovo recupera. Ora da qui lentamente, inspirando, pieghiamo le ginocchia fino a farle toccare a terra. Ci andiamo a posizionare con i glutei sui talloni. Scendiamo con la fronte sul tappetino. Rimaniamo un respiro. Ed ora lentamente, inspirando, ci solleviamo con il busto, avviciniamo le mani alle gambe. Da qui ci prepariamo per la posizione del cammello. Quindi sollevo il bacino. Posiziono le mani dietro i reni in questo modo. Ora questa fase preparatoria può essere mantenuta anche a chi ha difficoltà ad arrivare con le mani ai piedi. Quindi va benissimo mantenere anche la posizione preparatoria. Quindi con le mani sui reni comincio lentamente a spingere, a portare il bacino in avanti. In questo modo apriamo un pochino il petto, curviamo un pochino la schiena. Ora da qui posizioniamo una mano sul tallone sulla caviglia sinistra, scendiamo con l'altra e quando poggiamo con entrambe le mani scendiamo indietro con il collo, lasciamo andare la testa, apriamo il petto, lasciamo andare completamente, spingiamo sempre con il bacino in avanti. Ora lentamente inspiro e svuotando scendo con i glutei sui talloni, risalgo con il busto e torno dritta con la testa. Mi raccomando, il movimento di rientro è fondamentale. Lo facciamo una seconda volta, quindi torno su con il bacino. Riposiziono le mani sui reni. Da qui comincio lentamente, svuotando l'aria, a spingere in avanti con il bacino. Scendo con una mano, destra, sinistra uguale, vado a toccare o il tallone o la caviglia, scendo con l'altra e da qui apro il petto, lascio andare il collo indietro, testa completamente rilassata, continuo a spingere con il bacino in avanti, rimano un respiro, ora svuotando lentamente, bacino scende, glutei toccano i talloni, risalgo con il busto,
e per ultima la testa. Da qui con le mie mani scivolo in avanti per compensare l'apertura della schiena e la allungo in questo modo. Cerca anche in questa posizione di appiattire il più possibile la schiena, di allungarti sempre un pochino di più portando le tue mani in avanti. Rimani, allunga. Ora da qui lentamente sollevo la testa, guardo le mie mani e di nuovo scivoliamo in avanti facendo una specie di onda, quindi scivolo, inspiro, vado in cane a testa in su e svuoto in cane a testa in giù. Rimango un respiro e da qui piego gambe, guardo avanti e con un salto mi posiziono al centro del tappetino. Scendo con i glutei a terra, mi aiuto con le mani. Stendo gambe. Ora da qui facciamo la preparazione per il loto completo. Quindi sollevo la gamba sinistra in questo modo, la piego, vado a posizionare il piede sopra l'inguine della gamba ovviamente opposta. La gamba a terra mantiene il piede attivo, quindi a martello. Ora con la mano sinistra tengo il piede sull'inguine. Con la destra esercito una leggera pressione sul ginocchio affinché scenda il più possibile verso il tappetino. Tutto questo cercando di mantenere la schiena dritta. Quindi cercate di sentire che mano a mano questa pressione della mano sul ginocchio vi consente di aprire un pochino di più l'anca. Utilizzate ogni volta la espirazione, quindi ogni volta che svuotiamo con il naso, cerchiamo di scendere un pochino di più. Rimaniamo in questa posizione, cerchiamo di avvicinare il più possibile il piede all'inguine, come se il tallone quasi toccasse il nostro inguine. La schiena è dritta, il piede a terra è attivo. Rimani, stai sul respiro. Premi sul ginocchio. Ora lentamente inspiro. Risalgo un pochino con il ginocchio, sciolgo, riporto il piede all'altezza del ginocchio e stendo la gamba. Se ho bisogno la sciolgo un pochino. Ora faccio tutto con la sinistra di nuovo, quindi piego la gamba in questo modo, afferro la caviglia, porto il mio piede altezza inguine, con la mano destra afferro la caviglia, con la sinistra comincio a spingere un pochino il ginocchio verso il pavimento, schiena sempre dritta. Ad ogni espirazione cerco di scendere un pochino di più. Mi raccomando, non vi chiudete con la schiena in questo modo, cercate di mantenerla sempre ben dritta. Rimango un altro respiro. Ora inspiro, lentamente risalgo con il ginocchio, sciolgo, riporto la gamba piegata, l'accompagno a terra. Da qui, schiena dritta, piedi a martello, inspiro e svuotando andiamo in Paschimottanasana. Stiamo solamente due respiri, cercando sempre di mantenere schiena dritta, non ci chiudiamo, scendiamo in avanti e non verso il basso. Possiamo anche piegare le ginocchia per allentare la tensione ai lombari. Inspiro, lentamente risalgo. Ora direttamente piegando le gambe scendo con la schiena a terra. Abbraccio le gambe in questo modo, le porto al petto, poggio la testa e da questa posizione chiudiamo gli occhi e facciamo i nostri tre respiri liberatori prima di andare nella posizione del cadavere. In Shavasana. Da qui ad occhi chiusi prendo aria con il naso e svuoto completamente con la bocca. Lo facciamo una seconda volta, inspiro con il naso e lascio andare con la bocca. Terza e ultima volta, inspiro con il naso. Ora espirando lascio andare gambe e braccia divaricate a terra.
Sono nella posizione del cadavere, i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, i piedi ruotano naturalmente verso l'esterno e il mio corpo è totalmente abbandonato a terra. Mi lascio attraversare dal respiro libero e spontaneo. Percepisco tutti i punti di contatto tra il mio corpo ed il tappetino. Lascio fluire il respiro. Lascio fluire i pensieri. Ogni volta che prendo aria, immetto nel mio corpo nuova energia. Ogni volta che svuoto l'aria, lascio andare completamente e mi libero di ogni tensione. Ogni pensiero. Rilasso tutti i muscoli del corpo, compresi quelli del volto. Rilasso la fronte, le guance, i muscoli intorno alla bocca e agli occhi. E ora lentamente riemergo, cominciando a fare delle piccole rotazioni con le mani e con i piedi. Contraendo e rilasciando i glutei. Ed oscillando la testa da un lato all'altro. Ora inspirando porto le braccia oltre la testa. Mi allungo totalmente. E svuotando mi posiziono sul mio lato destro in posizione fetale e da qui sempre ad occhi chiusi mi sollevo con il busto, inspiro e mi posiziono a gambe incrociate all'inizio del tappetino. I palmi delle mani sono poggiati sulle ginocchia rivolti verso l'alto. Mento leggermente reclinato verso il basso, siamo ancora ad occhi chiusi. E ora da qui riporto la testa parallela, riapro gli occhi, rientro in contatto con lo spazio e la luce che è intorno a me. Posiziono le mie mani in preghiera di fronte al petto e come ogni pratica mi ringrazio per l'impegno e la dedizione e mi inchino al divino che è in me e che è nell'altro. Namaste.